Ciao ragazze, nuovo video outfit, vi faccio vedere l'outfit di oggi che è di lunedì 13 luglio 2015 e un outfit lavorativo per andare in ufficio, diciamo, per darvi un'idea spunto su come abbinare magari le gonne a matita a fantasia che, boh, spero di darvi qualche spunto. Comunque, partiamo dagli accessori. Indosso questi occhiali che ho preso da Stella Z sabato, ve li ho fatti vedere in un altro video outfit dove c'era anche dentro un po' di haul. E mi piacciono un sacco, sono questa forma gatto con tutte le perline bianche e sono veramente molto carini, li ho pagati solo 5 euro e mi stanno piacendo molto. E sono anche abbastanza, cioè così, neri, diciamo, rendono il tutto abbastanza pulito, chic, diciamo, non sono degli occhiali troppo vivaci e stravaganti, a parte il fatto che hanno le perline. Poi gli orecchini sono questi qua di tacco, i punti luce, che ormai sapete che li metto sempre, quasi sempre, quando non ho tempo di star qua a cercare chissà quale paio di orecchini. Trucco semplice, la linea di matita marrone e nient'altro. Sulle labbra, niente, sapete che non è che mi trucco tantissimo. Poi indosso questa magliettina, che è una magliettina molto leggera di H&M, che avevo preso diversi anni fa e ce l'ho ancora, l'avevo pagata mi sembra 10 euro ed è proprio una delle magliettine così basiche, è un po' cortina ed è molto leggera, diciamo che la abbino con un sacco di outfit, è sempre carina, l'ho lavata e stralavata, non si è mai rovinata, diciamo. Poi indosso questa gonna, che è una gonna matita, una pencil skirt che mi piace tantissimo, è bianca con tutti questi quadrati, con tutti questi quadratini neri, è fatta proprio matita, quindi fascia bene la vita e anche se è bianca, diciamo che non segna particolarmente, definisce bene la silhouette senza segnare la ciccetta, e dietro praticamente alla cernierina è nascosta ed arriva giù praticamente fino al negozio, al ginocchio, vedete? Arriva giù proprio fino sopra al ginocchio. È molto carina, è abbastanza seria come gonna, a me piace un sacco. E per andare al lavoro ce ne avevo anche una che devo cercare perché non trovo più, che era tipo con i quadrati un po' più grossi, e questa qua l'avevo presa l'anno scorso al mercato a Brescia e l'avevo pagata 4 euro e sono quelle che c'erano un sacco l'anno scorso, questa fantasia anche quest'anno l'hanno riproposta, mi piace veramente tantissimo. Adesso rimetto gli occhiali perché devo fare un po' il look completo, un po' vamp, e mi piace un sacco come veste, non mi segna la ciccia e è anche l'effetto snellente, diciamo. E poi dietro, se non erro, sì, c'è un piccolo spacchettino ma non si vede neanche. Come sandali invece, i miei soliti sandali neri di Zara che conoscete, di cui cinturino odio perché continua sempre a girarsi, mi sta un po' antipatico. Vabbè, adesso aspettate che vedo di sistemarlo prima di farvi vedere, perché altrimenti ogni volta non so come mai, sarà poi il primo paio di sandali che mi fa questo scherzo qua. Secondo me è stato messo al contrario il cinturino e io, pigra che sono, non l'ho mai aggiustato, è stato messo al contrario il cinturino. Comunque dicevo, questi qua di Zara che conoscete bene sono dei sandali neri che metto, questa qua è Romina che prende il sole, che metto spessissimo con il tacco abbastanza alto, andiamo all'ombra se no non vedete un tubo, ok, con il tacco abbastanza alto, belli aperti, con tutti questi laccettini neri e i cosi argentati, come si chiamano? Le chiusurine così argentate, sono molto carini, sono seri, diciamo, vanno bene con questo outfit e sono molto comodi in realtà, nonostante siano abbastanza alti, mi piacciono. Poi come borsa invece, finalmente un cambio borsa, questa qui che è una borsa che ho trovato, diciamo, nel mio armadio borse e ho deciso di metterla perché per il giorno la trovo molto pratica, che l'avevo presa da Colors and Beauty ed è una ispirazione Longchamp perché la richiama tantissimo e ha tutti i profili così nei copelle marroni e ci stava secondo me anche col look di oggi perché è comunque una borsa, diciamo che è una borsa da giorno che si presta benissimo a essere abbinata anche con un look così e ci sta dentro un sacco di cose, quindi è comodissima anche per andare al lavoro. Vi faccio vedere l'outfit completo.
Non riesco mai purtroppo a farvelo vedere per intero perché il terrazzino è piccolo, a meno che qualcuno mi riprenda. Comunque, vabbè, abbiate pazienza. Spero che questo look vi sia piaciuto e vi abbia dato un'idea outfit per degli outfit, diciamo, lavorativi estivi, senza spendere tanto perché la mia spesa è irrisoria. Si riesce a essere comunque carini, abbastanza in ordine, eleganti, diciamo, spendendo poco e utilizzando dei capi comunque leggeri, freschi e portabilissimi, perché comunque il tutto sembra magari un po' articolato, ma è molto comodo. E dalla mattina fino alla sera lo tengo su tranquillamente. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!